A Treviso tornano le targhe alterne, con molta probabilità già ad ottobre. È uno dei progetti studiati dalla nuova giunta Manildo e rientrante nella nuova campagna anti-smog. E, contro il congestionamento del traffico cittadino, torna protagonista un'altra soluzione, quella del mobility manager, quando ad esempio tra colleghi ci si organizza per chi a turno fa da autista per una settimana. Inserire il discorso del mobility manager nell'ambiente. Beh, mi sembra che dia un'indicazione di quello che il comune vuol fare. L'estate deve ancora finire e già si pensa come fronteggiare l'emergenza PM10. Allarmanti infatti i dati ARPAV in possesso di Casugana. Dati preoccupanti in ordine all'inquinamento, noi sappiamo che in inverno eh, aumentano eh, le polveri sottili, quindi aumenta il rischio di inquinamento e abbiamo parlato per quest'oggi in giunta della necessità di prendere dei provvedimenti anti-smog, che sono provvedimenti classici ma sinceramente che rischiano di, di rimanere eh, inefficaci se non vengono concertati con i comuni limitrofi. L'incontro con gli altri comuni entro fine agosto. Data in cui si terrà il tavolo tecnico di concertazione del citato piano anti-smog. Per questa ragione, che in giunta abbiamo deciso di aprire un tavolo con i comuni vicini per vedere se c'è la possibilità, e noi lo spieghiamo, di ehm, stabilire delle eh, norme e dei provvedimenti comuni per concorrere tutti quanti insieme appunto, a limitare il rischio di inquinamento.